Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi per me è venerdì 2 febbraio, benvenuto febbraio. Adesso sì che manca veramente poco. Comunque, allora, oggi aspettiamo l'armadio, così finalmente lo monteremo. Ce lo dovrebbero consegnare, mi dava l'orario verso dall'una in poi, quindi non so se lo monteremo pomeriggio oppure poi direttamente domani, dipende comunque a che ora lo portano, ma secondo me il mio marito si inizia a montarlo pomeriggio e poi in caso finisce domani se si fa tardi. Comunque vedremo tra oggi e domani, penso che ve lo farò vedere in questo video. E niente, le clip che avete visto prima sono di mercoledì e siamo andati a Bologna perché dovevamo fare un po' di commissioni. Era da tanto che non andavo a Bologna in centro e poi ci siamo fermati a mangiare un hamburger. Abbiamo voluto provare, diciamo, per la prima volta l'hamburger vegano. E siamo andati in quell'hamburgeria davvero molto carina, si chiama Flower Burger, dove fanno tutti questi panini colorati e ovviamente sono colorati con ingredienti naturali. E, il mio doveva essere il pane, doveva essere fucsia, però non colorato con la barbabietola, però non c'era, l'avevano finito e quindi mi è toccato quello giallo. E anche se in quel locale c'era una luce molto soffusa e diciamo che i colori dei panini non si vedevano molto bene, secondo me hanno sbagliato completamente luce perché facendo i panini colorati dovevano utilizzare una luce magari che accentua i colori, invece con quella luce non si vedeva quasi niente. Comunque, devo dire che era molto buono. Il mio era un hamburger di lenticchie. Poi c'era l'insalata gentilina, semi di germogli di soia e pomodorini confit e poi un formaggio senza lattosio e una salsina che adesso non ricordo gli ingredienti. E poi noi abbiamo fatto il menù e ci hanno dato anche le patatine. Le patatine erano veramente poche, però molto molto buone. Allora, il panino ci è piaciuto, devo dire. L'unica cosa è che il pane si sbriciolava un pochettino troppo, infatti non si riusciva a mangiare bene, nel senso le cose che c'erano all'interno, dato che il pane era molliccio e si sbriciolava, le cose che c'erano all'interno tendevano a cadere, quindi abbiamo fatto un po' fatica a mangiarlo, però come gusto era molto molto buono e quindi se vi capita provatelo. Poi abbiamo fatto anche un po' di giri per le ultime cose, diciamo, che mi mancano per chiudere la valigia e mi avete chiesto se vi farò il video della mia borsa parto. Sì, lo farò appena mi sistemo, ecco, vi farò questo video. Mi mancano giusto due copertine in pile per la bambina e basta. E per me ho tutto, si può dire. Comunque vi farò vedere, poi farò un video dedicato. Comunque, in uno dei prossimi video vi farò vedere anche l'organizzazione del fasciatoio. Per adesso ho messo tutto un po' così. Ieri abbiamo acquistato un sacco di cose. Anche per, cioè non solo per la borsa parto come vi dicevo, ma anche per organizzare il fasciatoio e ho preso infatti un po' di salviettine, queste qua della Kiko, ho fatto un po' di scorte, un po' di detergenti, creme, questo qui il portaciuccio, insomma. Abbiamo preso un po' di cose e ci devono anche arrivare i pannolini. Poi vi faccio vedere come vado ad organizzare, appunto. E abbiamo preso anche un po' di asciugamani, questi mi serviranno anche da portare in ospedale perché me li hanno chiesti per la sala parto e quindi li devo portare anche lì. Li ho già lavati insieme ad altri vestitini che ho preso.
E comunque poi vi farò vedere tutto appunto nella borsa parto anche di, oltre che la mia, anche quella di Ludovica. Abbiamo preso anche qualche vestitino e per ora è messo tutto un po' così, è tutto lavato ovviamente. Allora, il papà ha voluto prendere questa bellissima vestina. Diciamo che ci sono delle cose troppo troppo carine. Questa l'abbiamo presa da Chiabi, pagata solo 6 euro. È molto molto leggera. A maniche lunghe, hanno portato delle cose primaverili estive davvero davvero carine. Infatti sono in vena di shopping primaverile ed estivo e cioè sto prendendo veramente un sacco di cose. Comunque vabbè, i vestitini servono, quindi poi troppo carino. Troppo troppo carino. Questo poi lo metteremo nell'armadio. L'ho messo nella gruccia così, però poi lo vado a mettere nell'armadio. E che cos'altro ho preso? Altre due tutine sempre da Chiabi in ciniglia, anche se non è molto pesante. E comunque questa qui con le ciliegine, perché ne ha poche, quindi per i primi giorni secondo me qualcuno in più serve. E poi erano con lo sconto, quindi ho approfittato. Questa qui bianca con le ciliegie, carinissima. E poi anche quest'altra, ne ho prese altre due e basta, va bene così. Anche questa qui è molto molto carina. E ho preso anche un po' di leggings. Ah, poi ho preso anche i cappellini, però quelli li devo ancora lavare. E i cappellini per l'ospedale, perché mi hanno chiesto due cappellini caldi per la sala parto e poi un altro cappellino in cotone più leggerino per quando saremo appunto nella stanza. Comunque ho preso un po' di questi leggings così, questo è rosa, questo beige e poi questo qui bianco con i pois rosa e poi due collant. I collant li ho presi da H&M, ne ho presi due. Vi avevo mostrato i contenitori per organizzare il fasciatoio, ma come vedete non vanno bene perché non si apre. Ah, ho preso anche questa e l'asciugamano con il cappuccio, sempre da Chiabbi. È così rosa con le ciliegie a forma di cuore e poi tutta, tutta bianca in spugna. Anche questa l'ho lavata ieri. Pagata, non ricordo, sui 10 euro se non sbaglio. Comunque vi dicevo per quanto riguarda questi contenitori che ho preso da IKEA, niente, nel mio fasciatoio non vanno bene, ma per pochissimo, cioè veramente, veramente per poco. Solo che quando vado ad aprire, niente, cioè lo devo spingere con le mani e ok, si chiude, però cioè, capite che è un pochettino scomodo perché devo fare forza, cioè lo devo tirare con la mano, quindi no, è scomodo. Quindi tutti questi contenitori che ho preso li metterò poi nell'armadio, dato che abbiamo i cassetti, lì dovrebbero andare bene perché dovrebbero. Poi vedremo, però sì, secondo me lì ci vanno bene. E qui organizzerò in un altro modo. Già so più o meno come, però poi vi farò vedere tutto nel video dell'organizzazione appunto del fasciatoio. Comunque poi nello scorso video, allora, a parte che vi ringrazio tantissimo perché vi siete emozionate insieme a noi e quindi vi ringrazio tantissimo per quanto riguarda il primo bucato. Comunque ho visto che mi avete chiesto che cosa sono le mussole. Diciamo che una volta forse non si usavano, quindi magari ci sono tante persone che non le conoscono, ad esempio anche mia mamma non le conosceva.
e comunque è un tessuto molto molto sottile in tela, diciamo, e servono per tantissime cose da mettere magari sul fasciatoio per cambiare il pannolino, e magari qualcuna me la posso portare anche fuori se appunto devo cambiare il pannolino da, non lo so, in macchina da qualche parte. Oppure da mettere sulla spalla quando, non lo so, quando deve fare il routino, quando ha latto, sono anche assorbenti, poi comunque ci sono anche dei tessuti un pochettino più grossi, quindi fanno anche, cioè sono anche assorbenti, quindi in caso se, non so, devo pulire il faccino, qualsiasi cosa, vanno anche bene come asciugamano. Sono molto sottili, quindi occupano poco spazio, magari rispetto a un asciugamano, ecco, vanno ad occupare meno spazio. Comunque si possono utilizzare davvero per tantissime cose. Ci sono di tante dimensioni. Io, come avete visto, ho preso sia quelle piccoline, proprio quadrate, e sia quelle più grandi. Poi, ovviamente, è una cosa molto soggettiva, c'è magari chi non le utilizza. Allora, a me le hanno consigliate, però ovviamente non so se poi effettivamente le andrò ad utilizzare, se le utilizzerò poco, poi comunque vi farò sapere. Dato che sono le 10, quasi 20, mi preparo un buon cappuccino. Stamattina ho preso il tè e adesso mi faccio un cappuccino. Oggi per pranzo farò pasta e ceci. Diciamo che la mangiamo spesso, molto spesso, ma in generale tutti i legumi. E oggi, oltre alla patata che aggiungo sempre, una patata piccola perché fa, avendo l'amido, fa un po' di crema, diciamo, in più. Comunque oggi, per dare sapore, ho aggiunto anche la buccia di parmigiano e vi consiglio di metterla nei legumi perché viene veramente veramente buona, molto più saporita. Vabbè, lo metto tutto. In caso prendo la tazza più grande, perché ormai in base a quanto latte metto so quale tazza prendere. Comunque, vi dicevo, ho messo la buccia di parmigiano e viene molto molto più saporito, quindi vi consiglio di metterla anche quando fate, non lo so, i fagioli, qualsiasi legume. Vabbè, nella pasta e patate ovviamente è la morte sua, però anche nei legumi viene buonissima. Cappuccino pronto, eccolo qua. Oggi devo lavare la macchinetta perché è un po' sporca, quindi mi tocca. Allora, per l'armadio ho preso questi pomelli, non li ho presi da Ikea però, perché non c'erano così, io li volevo in legno a forma di stella e li ho presi su Amazon, sono 6, no, 3 nell'armadio e 2 nell'armadio che ho qui dietro la porta, poi va bene, rimane uno. E ci sono anche le vite ovviamente, comunque sono molto molto carini e per adesso quindi mettiamo i pomelli a forma di stellina. Poi ovviamente se avremo gli stessi mobili quando crescerà i pomelli si possono sempre cambiare, però questi mi piacevano davvero tanto. Allora, è appena arrivato l'armadio, ma non è tutto perché alcuni pezzi sono di là in cameretta. Comunque, adesso aspettiamo solo il ragazzo che viene a montare il Sì, tutto. infatti. Eccolo. Buongiorno. Buongiorno, sono qui per il montaggio dei mobili. Prego, prego, prego. Dove sono? Di qua. Ok.
Eccoli. Procediamo. Procediamo con il montaggio, quindi. Ci tocca. Ci sono alternative? No. Quindi sì. Allora. No, sto vedendo da quale iniziamo. Inizio da quello da 50. Faccio quello da 100 che è più grande. Sì, dai. Ci togliamo il pensiero prima, dai. Sì, sì, sì. Eccolo qui. Allora, questa è la struttura, l'abbiamo scelta color legno, rovere. Sì. Chiaro. 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 Comunque stavo pensando una cosa, che adesso ho altre cose da pulire. Sì. Vabbè, pazienza. Prima praticamente in cameretta non facevo niente perché solo a terra non c'era niente. Fa parte del gioco. Puoi prendere le misure. Ok. Qua. Allora, finalmente armadio finito. Non ci fate caso se a terra sporco, ma devo ancora passare l'aspirapolvere. Comunque, ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Davvero, davvero carino. Come vi dicevo nello scorso video, abbiamo scelto il Pax, quello di Ikea, e abbiamo scelto questi due colori. Allora, la struttura è tutta in legno, se non sbaglio era colore rovere, chiaro, e invece abbiamo scelto le ante tutte bianche, e poi siamo andati a mettere questi pomelli che vi ho mostrato prima, che sono appunto dei pomelli in legno a forma di stellina. Comunque questa è tutta la struttura, adesso ve lo faccio vedere all'interno. È alto 2,36 m, giusto? Sì, 2,36 m. E abbiamo fatto fare queste due ante così. Allora, vi faccio vedere, anche all'interno è color legno e bianco, e devo dire che questa combinazione di colori mi piace veramente un sacco. Ecco qui. Allora, in alto abbiamo scelto di fare, di mettere queste due mensoline, una più larga e una un pochettino più stretta, così. Poi qui abbiamo messo l'asta per appendere i giubbotti, non so, qualsiasi cosa. E, ho messo anche le grucce bianche. Poi ovviamente abbiamo lasciato un po' di spazio. E qui abbiamo fatto, vabbè, qui c'è un'altra mensolina dove si possono posare altre cose. E poi qui ancora un'altra mensola. Poi abbiamo fatto i cassetti, ce ne sono due, ve li faccio vedere, sono abbastanza capienti, uno è questo e l'altro, e poi in basso abbiamo deciso di mettere questo cestino, anche questo molto comodo perché magari, vabbè, si può posare qualsiasi cosa, però io ho pensato magari le borse, insomma, può essere sfruttato come preferite. Per quanto riguarda le mensole, a parte quelle due che, vabbè, poseremo, dato che sono in alto, poseremo delle cose che sicuramente prenderemo di meno,
Comunque, abbiamo deciso di mettere queste due mensole in un'altezza comoda, perché comunque l'armadio è molto profondo, quindi se avremmo messo le mensole magari in basso, sarebbe stato sicuramente difficile prendere le cose magari dietro, perché appunto è profondo, quindi in basso abbiamo deciso di fare i cassetti, così almeno quando si aprono possiamo prendere tutto quello che ci serve facilmente, e le mensole metterle qui in un'altezza più facile, perché comunque qui, anche se profondo, si riesce ad arrivare. In basso invece ti devi abbassare per prendere le cose che magari sono dietro, e quindi abbiamo deciso di strutturarlo così. E poi questa parte l'abbiamo fatta praticamente uguale, però è più stretta. Qui ho messo tutte le grucce di Ludovica in legno, e ho voluto fare una mensola lì, così poserò il cambio di stagione appunto di Ludovica. Mi sono proprio lasciata lo spazio. Poi qui sempre l'asta, qui tutto lo spazio, e qui c'è un'altra mensolina dove posare cose. Qui ancora un'altra mensolina, e poi sempre due cassetti e una cesta. Abbiamo cercato, diciamo, di sfruttare lo spazio al meglio, poi comunque vediamo come ci troviamo. E in caso, penso che se si vuole prendere qualche altra mensolina da IKEA forse si può anche prendere. Quindi se si vuole aggiungere, si vuole togliere qualcosa, per adesso l'abbiamo fatto così e vediamo un po' come ci troviamo. Comunque, per fortuna, il colore della struttura, devo dire che si abbina molto bene con il fasciatoio, perché è lo stesso colore praticamente, sempre bianco e legno, quindi meno male. E gli stessi pomelli li abbiamo messi anche nell'armadio che abbiamo qui dietro la porta. Questo qui è sempre quello di IKEA, il Besta. Comunque abbiamo messo sempre gli stessi appunto pomelli. Volevo fare una cosa tutta uguale, dato che appunto sono nella stessa stanza. Comunque io adesso vi saluto, fatemi sapere che ne pensate, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo mercoledì con un nuovissimo video. Ciao!